dall'ospedale. Gli sbirri dall'ospedale. Oggi lo sportello con sé solidario ritorna nelle strade del Sant'Orsola. Dopo la grave provocazione di ieri pomeriggio, in cui la dirigenza ha mandato 5 volanti all'interno del viale centrale per sgomberare un banchetto di 1 metro quadro, oggi torniamo nelle strade del Sant'Orsola per ribadire che lo sportello Corsia Solidali, l'inchiesta storia di Vignana Corsia, la determinazione degli studenti e dei lavoratori è sempre chiara, è sempre forte, è sempre unita nel rivendicare la possibilità di spazi di agibilità e comunicazione interna all'ospedale. Per la dignità dei lavoratori, per la dignità degli infermieri, per la dignità di tutti gli studenti, oggi ritorniamo all'interno delle sale del Sant'Orsola per comunicare la forza, la determinazione, la dignità di tanti soggetti che hanno animato questo sportello e che non si fanno intimidire dalle provocazioni di una dirigenza che davanti alle giuste istanze di comunicazione e di dignità oppone solo l'ottusa forza di 4-5 volanti della polizia. Fuori gli sbirri dall'ospedale! Fuori gli sbirri dall'ospedale! La dirigenza si è presa questa responsabilità incredibile. Chiamare 4 volanti di polizia per sgomberare un banchetto di 1 metro quadro che stava distribuendo semplicemente del materiale informativo redatto dagli studenti e dai lavoratori del Sant'Orsola. Diciamo che è incomprensibile come si possano trattare dei soggetti che vivono tutti i giorni in questo luogo come una questione di ordine pubblico, quando semplicemente vogliono comunicare alle persone a cui stanno di fianco tutti i giorni quello che vedono all'interno di questo ospedale. Abbiamo il diritto di entrare! Fate centrare! L'ospedale deve prendere le sue responsabilità. Le porte dell'ospedale vengono chiuse! Ai suoi studenti! Ai suoi studenti! Ai lavoratori! E questo è l'ospedale! E questo è il Sant'Orsola! Lasciamo qui i cartelli comunicativi, insomma, che stanno a giustificare anche l'azione di oggi, per andare a denunciare all'interno dei luoghi della direzione sanitaria quello che è il gravissimo atto di ieri, cioè il fatto che hanno fatto entrare 5 volanti all'interno dell'università, all'interno dell'ospedale, per far sgomberare un banchetto di 1 metro quadro che faceva comunicazione politica sulle questioni problematiche che sono emerse da un'inchiesta all'interno dei reparti, che mette in luce le pessime condizioni di lavoro dei lavoratori e la scarsità di risorse e la nocività delle corsie dell'ospedale. Oggi siamo qui per dire con forza che l'amministrazione dell'ospedale, la direzione sanitaria, deve prendere le sue responsabilità per quello che è successo ieri, deve prendersi delle responsabilità politiche e deve dire chiaramente che non vuole spazi di dissenso, non vuole spazi politici di autorganizzazione all'interno dell'ospedale. Oggi lasciamo qui questi cartelli davanti a uno degli uffici centrali, insomma, della gestione degli spazi all'interno dell'ospedale e ribadiamo che torneremo ancora più forza nei prossimi giorni a ribadire la determinazione dei lavoratori e degli studenti a non cedere di un passo rispetto alle giuste rivendicazioni di dignità sul posto di lavoro e sui luoghi della formazione.